Attendono ancora il pagamento dello stipendio di aprile e dei mesi successivi i 357 dipendenti dell'IRSAP, tra cui i 22 lavoratori in servizio nei locali dell'ex consorzio ASI di Caltanissetta, che in accordo con le sigle sindacali hanno deciso di dichiarare lo stato di agitazione e chiedere un incontro con il prefetto Maria Teresa Cucinotta per avere risposte sul loro futuro lavorativo. Solo un acconto del 10% è stato versato nei loro conti correnti nel mese di maggio. Una situazione drammatica per i lavoratori e le loro famiglie. Abbiamo ritenuto indire questo stato di agitazione dinanzi alla massima autorità del governo del territorio di questa provincia, sua eccellenza il prefetto, perché potessimo assieme contribuire a sensibilizzare il governo regionale nel affrontare questa problematica e prendere atto che se quella riforma è una riforma che non è riuscita a decollare ad oggi, e quindi con tutto quello che ne consegue, sia in termini di gestione di un volano dell'economia quale dovrebbe essere quella delle aree di sviluppo industriale in Sicilia, e quindi il personale che contribuisce a far funzionare queste ende, ci sono delle ricadute sul territorio e nei territori della regione Sicilia non indifferente. Nonostante siano passati 4 anni dalla riforma, l'IRSAP è rimasto una scatola vuota, non ha formalmente dipendenti, ma paga 13.700.000 euro all'anno per il personale. Le risorse economiche degli ex consorzi sono sempre più esigue e le somme che arrivano dalla regione non sono sufficienti per la gestione. La legge 8 del 2012, a quel tempo voluta dall'assessore Venturi, lo scopo era che ci doveva essere un coordinamento unico, non tante ASE e tanti centri di controllo, ma bensì un solo organo di controllo. Questo organo di controllo doveva servire a coordinare tutte le attività produttive della nostra isola per rilanciare l'economia disastrata della nostra regione. A oggi però vediamo che a 4 anni di distanza l'IRSAP non decolla, centri di controllo non ce ne sono più in quanto le ASI non esistono per legge, l'IRSAP non viene istituito, per cui non abbiamo nemmeno un punto di riferimento. Da tutto ciò cosa vuol dire? Che la nostra regione Sicilia è allo sfascio, non abbiamo più un'attività produttiva coordinata, non sappiamo più in quali indirizzi economici dobbiamo andare e quali sono i nostri settori strategici. A oggi tutto è demandato così, alla corlona possiamo dire. La politica in questo caso è latitante perché non dà delle direttive ben precise e questo crea una confusione terribile.